Negli scorsi mesi abbiamo parlato veramente tanto di 5G, ma abbiamo sempre tralasciato un tema particolarmente importante che andremo oggi a vedere nel dettaglio in questo video, ossia le reti 5G private. E lo facciamo ora anche perché negli ultimi mesi sembra che si stia effettivamente muovendo qualcosa in tal senso. E quindi cominciamo ponendoci la domanda più importante, ossia, cos'è una 5G Private Network? Una rete 5G privata non è nient'altro che una LAN, ossia una Local Area Network di nuova generazione, che utilizzerà le tecnologie 5G per creare una rete dedicata con connettività unificata, servizi ottimizzati e un mezzo di comunicazione sicuro all'interno di un'area specifica. Queste reti possono essere fisiche o virtuali e sono implementate generalmente da governi, società o gruppi di società, al fine di servire i cosiddetti casi d'uso mission critical e business critical. Le comunicazioni mission critical rappresentano servizi di dati e voce che hanno l'obiettivo di salvaguardare vite, infortuni, ma anche gravi danni economici a seguito di catastrofi naturali o situazioni di emergenza. D'altro canto, invece, le comunicazioni business critical sono quei servizi, dati e voce che aiutano a prevenire sia gravi problemi finanziari ed economici, ma anche ad aumentare la produttività delle aziende tendenzialmente. Ed infatti le reti private sono costruite con l'obiettivo di garantire la continuità del servizio anche nei casi in cui si dovessero verificare eventi imprevedibili ed indesiderati, assicurando inoltre una comunicazione di alta qualità anche quando alcune parti di questa rete dovessero non funzionare alla perfezione. E storicamente queste reti erano realizzate utilizzando le tecnologie Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, oppure anche le cosiddette reti Land Mobile Radio, ossia gli standard P25 e Tetra. Tuttavia, però, le prestazioni di queste tecnologie non si sono sempre rivelate all'altezza e a maggior ragione in questi ultimi anni in cui l'evoluzione tecnologica ha avuto un'accelerazione veramente importante, è molto probabile che non reggano questo sprint di sviluppo tecnologico ed è quindi proprio per questo che ancora prima del 5G si è pensato di affidare al 4G, l'LTE, la costruzione di reti private e infatti proprio le reti private 4G sono già ora una realtà commerciale. Ma quindi se già ora abbiamo fatto lo step e in realtà, in molte realtà bisogna ancora farlo questo step verso le reti private 4G, perché stiamo già parlando del futuro step alle reti 5G? Beh, la differenza sta nel fatto che il 4G come protocollo e come standard è nato senza considerare questo tipo di comunicazioni, quindi le comunicazioni mission critical e business critical, ma al contrario è nato come una tecnologia in grado di servire servizi, dati e voce in modalità best effort. E solo quindi in un secondo momento lo standard LTE è stato integrato anche con le tecnologie e gli standard adatti alle comunicazioni business o mission critical, per esempio con le release numero 12 o la release numero 13 che ha introdotto il ben noto Narrowband IoT, del quale tra l'altro abbiamo anche parlato in uno dei primi episodi di Parola all'Esperto, che vi lascio qui sopra nelle schede e in descrizione. Il 5G invece, dal canto suo, è stato definito fin dall'inizio per poter servire anche questo tipo di scenario. E quindi un set di funzionalità per le comunicazioni critiche, ecco che è stato fin dal principio compreso all'interno della prima release del 5G, ossia la release 15, all'interno del set di funzionalità Ultra Reliable Low Latency Communication. E l'evoluzione in tal senso è continuata anche con la successiva release, la release 16, che ha previsto al suo interno specifici casi d'uso per l'industria 4.0, potremmo dire, così come l'introduzione del cosiddetto Time Sensitive Networking all'interno di una suite di funzionalità
denominata per l'appunto Industrial IoT. E tra l'altro questo Time Sensitive Networking è particolarmente importante perché si tratta di un'estensione del ben noto standard Ethernet della IEEE. Tuttavia però all'inizio del video abbiamo detto come queste reti siano costruite da governi, società o gruppi di società. E quindi sorge spontaneo un dubbio, perché queste società che spettro possono utilizzare, che frequenze possono utilizzare per creare e implementare queste reti da zero? Eh sì, perché uno dei principali ostacoli per lo sviluppo delle 5G private network è proprio lo spettro di frequenza utilizzabile per queste reti, visto che allo stato attuale delle cose tutte le frequenze utilizzabili per la rete mobile sono in mano proprio agli operatori telefonici. Infatti, all'interno di queste reti, dove abbiamo detto essere necessaria un'elevatissima affidabilità nella comunicazione, ecco che diventa indispensabile utilizzare le cosiddette frequenze licenziate, ossia quelle bande di frequenza per le quali è possibile acquisire, tendenzialmente all'asta, la licenza di poter trasmettere all'interno di quelle frequenze. Ed ecco quindi che in qualità di titolare di quella licenza sarò l'unico utente a poter trasmettere all'interno di queste frequenze, potendo quindi avere un controllo completo di quelle che sono le prestazioni di quella particolare banda in un'assenza quasi completa di interferenze. A differenza invece delle frequenze non licenziate, come per esempio quelle del Wi-Fi, che possono essere usate liberamente da tutti e in qualsiasi momento, che rendono quindi questo spettro poco interessante per le operazioni mission o business critical, anche se poi in realtà anche questo spettro non licenziato potrebbe tornare utile come supporto a queste reti, ma questo è un altro tema che all'interno di questo video non toccheremo. Tornando quindi a parlare delle frequenze licenziate, ecco che dicevamo che il problema è che queste frequenze sono in mano solo agli operatori mobili e quindi significa che le realtà aziendali o i governi sarebbero obbligati a cooperare con questi operatori per poter creare le proprie reti private 5G. Tuttavia però ecco che in alcuni paesi, in occasione delle aste 5G, si è sviluppata una nuova filosofia di assegnazione delle frequenze che prevede la possibilità di assegnare delle bande di frequenze 5G alle industrie per un proprio utilizzo locale, dando quindi la possibilità a realtà che non sono operatori telefonici di acquistare le licenze delle frequenze per poter poi gestire in autonomia la propria rete. Per esempio, in Germania, già a partire dalla fine del 2019, ecco che le industrie possono richiedere la licenza per 100 MHz di banda nello spettro di frequenze a 3.7 e 3.8 GHz. E la cosa sembra aver destato particolare interesse da parte dell'industria, visto che finora pare che ben 33 industrie abbiano deciso di acquistare una licenza per questo spettro. Aziende tra l'altro particolarmente importanti come Bosch, BMW, Volkswagen e Lufthansa. E pensate che lo stesso a livello europeo è successo in Francia, Svezia e Regno Unito. Ma buttando anche l'occhio fuori dall'Europa, ecco che questa strategia è stata adottata anche negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia e a Hong Kong, dove tra l'altro non è stata data la possibilità di acquistare la licenza delle frequenze 5G medie, ma addirittura delle frequenze a onde millimetriche, quindi a 26 o 28 GHz. A fronte di ciò, quindi, andiamo a vedere quali possono essere i modelli implementativi di queste reti private, visto che, come è facile intuire, a questo punto un'azienda potrebbe decidere se gestire in autonomia una propria rete privata oppure affidarsi comunque ad un operatore telefonico. Ed infatti, anche guardando alle specifiche della 3GPP, ecco che ad alto livello le categorie delle reti private sono proprio due, quelle autonome da una parte e quelle in combinazione con una rete pubblica dall'altra. Per quanto riguarda il primo scenario, quindi rete autonoma, come dice il nome stesso, questa rete viene gestita in totale autonomia ed è totalmente indipendente dalla rete pubblica. E quindi tutte le funzioni di rete si trovano all'interno del perimetro logico della fabbrica, per esempio,
e sono totalmente separate da quelle della rete pubblica. E l'unico percorso di comunicazione tra la rete privata e pubblica è attraverso un firewall, che potrebbe tornare utile per consentire l'accesso ai servizi della rete pubblica, come per esempio la voce, oppure anche per accedere ai servizi della rete privata nel momento in cui ci troviamo al di fuori della copertura di quest'ultima, ma ci troviamo solo connessi alla rete pubblica. Così come la fabbrica, come ormai la stiamo chiamando per intenderci, potrebbe concludere accordi di roaming con l'operatore pubblico, e a questo punto questa interfaccia di comunicazione sarebbe fondamentale per tale scopo. Per quanto riguarda ora le reti private in combinazione con la rete pubblica, ecco che troviamo tre diversi livelli di combinazione. Il primo riguarda la rete di accesso radio condivisa. In questo scenario, quindi, la rete privata e pubblica condividono una parte della rete d'accesso della rete pubblica, il che significa quindi avere le antenne di trasmissione in comune, che a quel punto poi smisterà il traffico tra quello privato all'interno della rete privata e quello pubblico all'interno della rete pubblica. E quindi anche in questo caso è possibile avere una comunicazione a livello di dati tra rete pubblica e privata solo attraverso un firewall, e le considerazioni qui sono chiaramente le stesse che abbiamo fatto per il precedente scenario. Il secondo scenario di combinazione riguarda invece la rete d'accesso e il control plane. In questo caso, quindi, oltre alla rete di accesso, ecco che il traffico di controllo, il traffico di segnalazione, viene gestito dalla rete pubblica. E per capirci, questo traffico di segnalazione è quello a cui facciamo riferimento quando, per esempio, parliamo del 5G standalone e non standalone, dove nella versione non standalone il traffico di segnalazione avviene in 4G, mentre il traffico dati avviene in 5G. Quindi, facendo un parallelismo, ecco che in questo caso il traffico dati privato rimarrà gestito dalla rete privata, ma il traffico di controllo ecco che sarà invece gestito dalla rete pubblica. E questo, nel caso di reti private, può essere implementato attraverso l'utilizzo del network slicing, ossia la possibilità di creare diverse reti logicamente separate, ma presenti su una stessa rete fisica, oppure attraverso la funzionalità 3GPP denominata Access Point Name, che permette per l'appunto di definire qual è la rete di destinazione dei vari traffici. In questo scenario, quindi, la rete privata è ospitata dalla rete pubblica e quindi i dispositivi della rete privata sono abbonati proprio alla rete pubblica, oltre che a quella privata. E questo consente quindi ai dispositivi di connettersi direttamente rispetto alle soluzioni precedenti ai servizi della rete pubblica o al roaming. Tuttavia, però, anche in questo caso ci può essere una connessione opzionale per far sì che i dispositivi della rete privata possano fruire dei servizi della rete privata nel momento in cui sono sotto la copertura della rete pubblica. E il terzo e ultimo scenario di combinazione è la rete privata totalmente ospitata dalla rete pubblica. In questo caso, quindi, tutto il traffico della rete privata, anche quello dati, è gestito e ospitato dalla rete pubblica. Traffico che comunque a livello logico viene sempre trattato come fosse quello di una rete totalmente diversa. E diciamo che questo caso è sicuramente il caso di network slicing più spinto e anche quindi lo scenario che gli operatori telefonici potranno offrire in maniera più diretta alle aziende una volta che avranno implementato all'interno della propria rete il network slicing, che ricordiamo arriverà tendenzialmente con l'arrivo del 5G standalone. E tra l'altro, col fatto che il traffico è totalmente gestito dalla rete pubblica, ecco che i dispositivi della rete privata saranno ovviamente abbonati della rete pubblica e quindi la fruizione dei servizi della rete pubblica o di accordi di roaming diventa facilmente implementabile senza la necessità di instaurare connessioni opzionali come visto nei casi precedenti. Queste quindi le 5G Private Network, e questo è sicuramente un primo video per introdurre un po' questo argomento, capire come funziona, capire di cosa si sta parlando e capire anche quali sono un po' le problematiche del tema, visto che non abbiamo citato per esempio l'Italia all'interno dei paesi che hanno dedicato delle frequenze 5G per le aziende. E quindi vedremo, insomma, nei prossimi mesi quali saranno le evoluzioni e quando potremo vedere in campo le prime reti 5G private.